Canto 30. Quando l'orsa maggiore dell'Empireo, primo cielo, che non conobbe mai né tramonto né aurora né altra nebbia che la offuscasse se non il velo del peccato, e che lì, nel paradiso terrestre, rendeva ciascuno accorto di ciò che doveva fare, come la sottostante costellazione dell'orsa minore rende consapevole della rotta da seguire ogni nocchiero che qual manovra il timone della nave per giungere in porto, quando, dico, i 7 candelabri si fermarono, i 24 signori, testimoni della verità che si erano fatti avanti per primi tra il grifone e i candelabri, si rivolsero al carro come al principio e fine dei loro desideri. Poi uno dei 24 signori cantò 3 volte «Vieni sposa dal Libano», invocando di fatto la sposa come simbolo della sapienza di Dio, ma anche come richiamo rivolto a Beatrice, già attesa con ansia. Allora tutti gli altri iniziarono a cantare, e come i beati all'estremo appello del giudizio universale risorgeranno ciascuno dalla propria tomba, mentre la loro voce che scaturirà rivestita di nuova carne canterà in gloria di Dio. Così, simili ai beati che glorificheranno Dio nel giorno del giudizio universale, un gran numero di angeli ministri e messaggeri della verità di Dio si levò dal prezioso carro della Chiesa, all'invito della voce di un così nobile vecchio. Tutti dicevano «Benedetto tu che vieni!» e gettando fiori da ogni parte «Datemi gigli a piene mani!» Io vidi già, al sorgere del sole, la parte orientale del cielo tutta color rosa e la rimanente parte del cielo di un bel colore celeste, e vidi la faccia del sole sorgere leggermente velata dai vapori, così che grazie a quei vapori che ne attenuavano lo splendore il mio occhio poteva sostenere più a lungo la vista, così velata da una nuvola di fiori che, lanciati dalle mani degli angeli, salivano e ricadevano dentro e intorno al carro, con la testa cinta da una ghirlanda di ramoscelli di ulivo posta su di un velo bianco. Mi apparve una donna coperta di un verde manto, e sotto questo, vestita di un abito rosso come fuoco ardente. E la mia anima, che non era più stata affranta di stupore da circa 10 anni, tremando alla presenza di lei senza averla ancora rivista, avvertì la grande efficacia, la grande forza dell'antico amore per lei, e questo per un misterioso potere che si radiò da lei. Appena fui trafitto negli occhi dalla divina e nobilitante potenza del suo amore, che mi aveva già ferito quando ero ancora un fanciullo di 9 anni, mi rivolsi a sinistra, e con lo stesso sguardo ansioso e sospeso con il quale il bambino, quando ha paura, oppure turbato da qualche male, corre precipitandosi verso la madre, volevo dire a Virgilio: «Neppure una stilla di sangue del mio corpo mi è rimasta che non sia tremante di emozione. Riconosco i segni dell'antico amore». Ma Virgilio, purtroppo, ci aveva lasciati. Non c'era più. Andandosene aveva lasciato privi di sé e come menomati Stazio e me. Virgilio, dolcissimo padre a cui mi ero affidato per la mia salvezza morale, neppure il pensiero di rammarico di cose ben più gravi come tutto quello che l'antica madre Eva aveva perduto, cioè tutte le dolcezze del paradiso terrestre a causa del peccato, poté impedire che quel distacco da Virgilio provocasse in me tanto dolore, tanto che le mie guance, già pulite da me con la rugiada all'inizio del mio viaggio in purgatorio, ritornarono di nuovo a macchiarsi di lacrime. Dante, non piangere per l'assenza di Virgilio, perché è necessario che tu pianga per un dolore ben più grande. Allora vidi quella donna che prima mi era apparsa in modo indistinto, avvolta da un candido velo entro una nuvola di fiori gettati in segno di festa dagli angeli. E mi apparve simile ad un ammiraglio che, preso da severa sollecitudine, si aggira da poppa a prua sulla sua nave per osservare e passare in rivista gli uomini che attendono i loro uffici, anche sulle altre navi della flotta, e incita loro a compiere bene il loro dovere.
Essa era sulla sponda, nel lato sinistro del carro, e fissava gli occhi verso di me, al di qua del fiume dove ancora mi trovavo. La vidi, appunto, appena mi rivolsi al suono del mio nome, verso di lei dopo essermi girato per parlare a Virgilio. Sebbene il velo che scendeva dalla testa, cinto dalla corona di olivo, non la lasciasse apparire del tutto visibile, con dignità di re, altera come un re che giudica, sempre distaccata e sdegnosa nell'atteggiamento, continuò a dire come colui che parla, ma che riserva per ultimo le parole più accese e più severe. Guardami, sono io, sono proprio io, Beatrice. Come ti sei degnato di salire al monte del Purgatorio? Non sapevi tu che, soltanto qui, l'uomo può essere veramente felice come lo era prima del peccato originale? I miei occhi si abbassarono per la vergogna, nelle limpide acque dell'Ete. Ma io, vedendo la mia immagine confusa riflessa in quelle acque, rivolsi subito gli occhi sulle sponde piene d'erba. Tanta fu la vergogna che mi fece abbassare la fronte con un profondo senso di pentimento. Così severa appare la madre al figlio quando lo rimprovera, come Beatrice apparve a me, perché sa di amaro e riesce doloroso il sapore dell'affetto materno, espresso in modi aspri e severi. Appena essa tacque, gli angeli immediatamente intonarono un coro. «In te, Signore, ho sperato!» Ma non andarono oltre il punto che dice «Mai fermato i miei piedi in un luogo sicuro!» Sui gioghi dell'Appennino, la neve si congela fra i rami degli alberi spinta e indurita dal soffio dei venti nordici. Poi però, non appena dalle terre meridionali, in cui il sole, finito l'inverno, compie sempre più alta la sua orbita, diminuendo così la lunghezza delle ombre, spira il vento caldo. Allora la neve stessa si scioglie dalla sua superficie verso l'interno, gocciolando in se stessa, come il fuoco strugge la candela, per fusione. Ebbene, prima che cantassero gli angeli, i quali accordano sempre il loro canto con l'armonia dei cieli, io ero rimasto come la neve senza lacrime e sospiri, interiormente del tutto ghiacciato. Ma dopo che intesi e compresi che nelle dolci modulazioni del loro canto gli angeli esprimevano un sentimento di compartecipazione e comprensione profonda del mio stato d'animo, come se avessero detto «Donna, perché lo mortifichi così?», ecco che il gelo interiore che mi si era condensato intorno al cuore si tramutò in sospiri e pianto, e con dolorosa fatica uscì dal mio petto attraverso la bocca e gli occhi. Allora ella, continuando a star ferma sul lato sinistro del carro, immobile, così rivolse le sue parole agli angeli che si erano dimostrati pietosi verso di me. Voi vegliate nell'eterna luce di Dio, di modo che né tenebre di ignoranza né pigrizia corporale vi impedisce di vedere o conoscere ogni avvenimento che nel mondo dei vivi si compie lungo le strade della vita terrena. Per questo io darò questa risposta al solo scopo che mi intenda colui che piange al di là del fiume Lete, affinché il dolore del suo pentimento sia pari alla gravità della sua colpa. Accade che alcuni esseri umani siano particolarmente fortunati per il positivo influsso naturale dei cieli, il quale spesso indirizza e predispone ciascun essere umano verso un determinato destino, a seconda, appunto, delle costellazioni che accompagnano la sua nascita e che si trovano in una favorevole congiunzione con i cieli quando esso nasce. Ma gli uomini possono essere fortunati anche e soprattutto per larghezza e magnanimità di grazie che straordinariamente ricadono su di loro direttamente da Dio e di cui decreti e di cui motivi e fini sono imperscrutabili ai nostri occhi e che neppure la vista e la mente di noi beati riesce a comprendere. Ebbene, costui in età giovanile fu potenzialmente uno di tali individui segnati dalla grazia divina, tanto che ogni buona disposizione naturale avrebbe potuto fare in lui mirabile riuscita se fosse stata messa in atto ed assecondata dalla sua volontà. Dunque, se avesse voluto, avrebbe potuto ottenere risultati grandiosi. Purtroppo però,
quanto più un terreno è dotato di buon vigore, tanto più diventa maligno e selvatico, soprattutto se riceve cattiva sementa e non è adeguatamente coltivato. Un ricco ingegno, quando si volge al male, dà frutti tanto peggiori quanto più era vigoroso. Per un certo tempo lo mantenei sulla retta via, con la mia presenza, mostrando a lui di quando in quando il mio volto giovanile, e lo guidavo, lo conducevo con me sulla retta via. Appena fui giunta sulla soglia della giovinezza, cioè nella seconda età della vita, intorno ai 25 anni, e passai dalla vita terrena alla vita celeste, costui si allontanò da me e si diede ad altri. Quando dalla vita corporea fui salita alla vita spirituale, crebbe in me la bellezza e la virtù, cosicché avrei dovuto essergli più cara e gradita. Fui per lui meno preziosa ed importante, ed egli si incamminò infatti per una via sbagliata, seguendo false immagini del bene e tutti i piaceri terreni che ingannano gli uomini e che non mantengono mai interamente nessuna promessa di felicità. Né valse a riportarlo sulla retta via il fatto che avevo ottenuto per lui, da Dio, buone ispirazioni con le quali, apparendogli in sogno ed in altra maniera, cercai di richiamarlo sulla retta via. Tanto poco, però, si curò dei miei richiami. Cadde tanto in basso, in un tale traviamento morale ed intellettuale, che tutti i rimedi usati per la salvezza della sua anima erano già ormai insufficienti, fuorché quello di mostrargli. Per questo discesi nel limbo, la porta d'ingresso dell'inferno, e piangendo rivolsi le mie preghiere a colui, Virgilio, che l'ha condotto fin quassù. Un decreto divino sarebbe infranto se si potesse attraversare il Lete e se venisse assaggiata la bevanda di quelle acque, senza prima pagare il prezzo con il pentimento che si manifesta attraverso vere lacrime.